30 luglio, serata dedicata al cantante storico fanese Franco Rossi presso il ristorante Pizzeria da Pavan. Lei ha voluto rendere omaggio a questo grande amico con una canzone, quella che Franco amava di più, Piccolo Fiore. Il suo cavallo di battaglia. E come ho ricordato prima, è stato una delle ultime canzoni che abbiamo cantato insieme. Poi non ce l'ha più fatta, non si è ritirato, non è più venuto nel locale l'anno scorso ed è stata l'ultima canzone che abbiamo cantato insieme, sì. Che emozione ha avuto essere sul palco e cantare per lui, diciamo? La canzone era dedicata a lui, la serata è dedicata a lui, è un grande amico, un grande appassionato di musica e ci ha accompagnato per tanti tanti anni e ci ha insegnato anche qualcosa musicalmente e umanamente. Stasera sul palco del locale Claudio da Pavan, tre amici storici di Franco Rossi. Che cosa significa per voi questa serata? È stata l'occasione per ricordare Franco, perché ogni anno noi facevamo questo gran galà e lui era sempre il primo a cantare, il primo ad animare la serata. È stato sempre un grande animatore e un grande amico. Siamo felicissimi, onorati con tutto questo bel pubblico che è venuto a trovarci, quindi vuol dire che gli volevano tutti davvero bene. Per 30 anni siete stati qua tutte le sere, poi lei è stato il titolare di questo locale, che ricordo ha? Sì, io mi ricordo di Franco, 36 anni che sono qui e tutte le sere era con me, una grande persona, un grande cantante, bravissimo e più anche un grande amico. Emilio, dopo il canto anche il ballo? Sì, anche il ballo e fino alle 3 di notte. Ci divertivamo tutte le sere nel periodo estivo. Suo fratello cantava sin da piccolo, che ricordo ha? Me lo ricordo, io ero più piccola, avevo 10 anni in meno di lui. Mi ricordo che una volta avevo 15 anni e lui era più grande, mi fece alzare dal letto per portarmi giù ai due leoni famosi, che c'erano i due leoni a Fano, in un dancing, a ballare e cantare. Lui cantava e poi ballava con me e avevamo vinto anche una gara di cia cia cia. Oltre alla musica, che lavoro faceva Franco? Da ragazzo, lui è stato carabiniere, Firenze, anche là cantava, perché faceva parte della musica dei carabinieri. Cantava, lui basta che cantava, era la sua felicità. Alla serata dedicata a Franco Rossi ovviamente non potevano mancare le figlie. Che cosa significa per voi questa serata? Questa serata per noi è un grandissimo ricordo e anche un grandissimo onore che comunque tutti i suoi amici, insomma, l'hanno voluto ricordare così. E questo a noi ci fa solo che piacere, perché comunque Babbo è rimasto nel cuore di tante tante persone. Infatti stasera molti hanno detto che era una persona per bene, apprezzato veramente da tutti. Sì, Babbo effettivamente era una persona per bene, lo è sempre stato. Aiutava anche gli altri, cioè era una persona, un amico di tutti, diciamo così. E nella sua semplicità, perché era una persona molto semplice, ma che amava tanto cantare, amava la famiglia. Fin da quando era giovane, voglio dire, faceva il carabiniere, eppure l'hanno scoperto facendo il carabiniere, perché lui magari usciva e si dedicava, si buttava a cantare e soprattutto gli piaceva questa canzone, questo Piccolo Fiore, che dedicava spesso a sua moglie.